Hasselblad ha presentato a Milano la nuova H3D2. All'evento, tra le varie linee da fotografare, Roberto Marini di Aproma, uno dei distributori Hasselblad in Italia, ci ha spiegato i punti di forza di questa macchina. Punti di forza del nuovo prodotto Hasselblad, l'H3D secondo, che è un dorso, o meglio, una fotocamera integrata in realtà, medio formato, full frame, quindi l'unica fotocamera che consente nel medio formato di inquadrare quello che effettivamente viene ripreso sull'area del sensore. Abbiamo tre modelli a disposizione, con sensori da 22, 31 e 39 milioni di pixel rispettivamente. Le innovazioni che ci sono in questa macchina, si tratta di un restyling abbastanza importante della linea H3D. Abbiamo un grosso display, un display da 3 pollici a colori sul retro che consente un'ottima visione dell'immagine acquisita. Abbiamo un sistema di raffreddamento migliorato che consente di ottenere immagini con praticamente assenza di rumore digitale anche con tempi di posa lunghi o con sensibilità elevate. E abbiamo una perfetta integrazione dei comandi della macchina con i comandi del dorso. In vendita la macchina in realtà è già disponibile in pronta consegna. I prezzi variano a seconda dei modelli e delle configurazioni. Partiamo da 17.900 euro più IVA per i 22 milioni di pixel, a salire a seconda che ci sia un 31-39. Ci tengo a precisare che sono in atto una serie di campagne molto aggressive, molto interessanti adesso sulla fine dell'anno, che consentono di rottamare, tra virgolette, un vecchio dorso, che consentono per chi è già possessore di un Hasselblad della serie H, quindi una Reflex H1 piuttosto che H2, di passare la macchina H3D, quindi macchina completa di dorso digitale, con delle condizioni decisamente interessanti. È disponibile un nuovo aggiornamento per la Leica M8. Si tratta della versione 1.1.1.0 e riguarda la codifica degli obiettivi Summarit M 35, 50, 75 e 90 mm. Accorcia anche i tempi di pre-flash nella modalità MTTL del lampeggiatore Leica SF24D e dei lampeggiatori compatibili con lo zoccolo SCA. È anche migliorata la visualizzazione dello stato della batteria e l'azione del selettore di controlli. È capitato a tutti più volte di dover spedire file d'immagine molto pesanti, che superano la capacità normale delle caselle di posta. La difficoltà può essere superata con SendSpace, che offre il servizio gratuitamente fino a 300 MB per file. Basta entrare nel sito www.sendspace.com e seguire le semplici istruzioni. Il componente più delicato del computer nel quale mettiamo le nostre fotografie è l'hard disk, cioè il disco di memoria. L'hard disk spesso va soggetto a guasti e allora addio al nostro archivio. Recuperare i file non è facile e bisogna rivolgersi ad aziende specializzate. La Kroll OnTrack è tra le più note e riesce a recuperare circa l'80% dei dischi danneggiati. Di recente ha aperto anche in Italia un laboratorio di recupero. Si trova in Lombardia, in provincia di Como. HP sarà sempre più sinonimo di stampa digitale. A partire dai primi mesi del 2008, infatti, HP ha deciso di affidare la progettazione e la produzione delle fotocamere digitali a un'azienda partner. Le fotocamere però continueranno a essere marchiate HP. La strategia è finalizzata a concentrare gli sforzi sul cosiddetto Print 2.0, un progetto annunciato da HP primavera scorsa che si basa su 3 punti principali. Realizzare una nuova piattaforma per la stampa digitale in modo da aumentare la velocità di stampa e al contempo diminuire i costi nei settori commerciali, semplificare la stampa sul web, potenziare le capacità di creazione di contenuti digitali e la fruizione delle piattaforme di stampa digitali degli utenti finali. Beh,
Ben ritrovati, è grande richiesta un tutorial su come lavorare con le maschere. Vogliamo sostituire questo sfondo, questo brutto sfondo con la cancellata, con uno sfondo un pochettino più carino come questo cielo azzurro. Ho duplicato il mio livello di sfondo, eccolo qui, il duplicato, e l'ho messo sopra al livello con l'immagine del cielo. Bene, andiamo sul livello con i due cagnolini. Clic qua, viene aggiunta la maschera di livello. Selezioniamo un pennello della dimensione adeguata col bordo sfumato, selezioniamo il colore nero, facciamo clic sulla maschera e andiamo a pennellare sull'immagine. Ecco, come vedete viene mascherato la parte di immagine su cui andiamo a pennellare e viene resa visibile l'immagine del livello sottostante. Ecco il nostro intervento sulla maschera. Andiamo a pennellare, ecco, qui abbiamo pennellato un po' troppo, abbiamo cancellato anche il cane, niente pericolo, basta invertire il colore, pennelliamo in bianco e voilà, ecco il nostro cane ricomparire. Questa è la nostra maschera e questo è il nostro montaggio. Bene, vi ricordo che il tutorial è disponibile in formato PDF stampabile sul sito pmstudionews.com. A presto e buon lavoro da Daniele Robotti.